collaborazione. Le condizioni di lavoro esistenti in Alto Adige corrispondono a quelle dei paesi mitteleuropei, nella maggior parte dei casi superano la media italiana. Esistono però anche delle criticità, ad esempio per quanto riguarda i fattori che pesano maggiormente sullo stato fisico. Sono i risultati più importanti di un'analisi su larga scala incentrata sulle condizioni di lavoro in provincia di Bolzano. La firma è dell'Istituto Promozione Lavoratori. Il dato principale di questa indagine è proprio la soddisfazione generale con le condizioni di lavoro e qui rileviamo che l'88% delle persone intervistate è soddisfatta con le proprie condizioni di lavoro. È questo un dato migliore rispetto al quadro italiano, ma siamo dietro a quelli che sono i gradi di soddisfazione in Germania, Austria e Svizzera. È stato ricordato che il tempo trascorso lavorando occupa gran parte della nostra vita. È fondamentale quindi avere una qualità il più alta possibile. Possiamo dire che quantitativamente siamo messi abbastanza bene. Abbiamo pochi disoccupati, abbiamo un tasso di occupazione molto elevato, però adesso andiamo a studiare anche il lato qualitativo. La gente si trova a suo agio nel mondo del lavoro dove è inserito e questo è un aspetto importante sia per il mercato del lavoro, per la competitività di un territorio, ma soprattutto anche per la qualità della vita delle persone stesse. Interessanti anche i dati relativi al carico fisico e all'intensità di lavoro in Alto Adige se paragonati con il resto d'Italia e i paesi europei a noi più vicini. Si tratta soprattutto di elementi come vibrazioni, elementi come rumori forti o il dover sopportare temperature alte o basse che noi qua nella provincia di Bolzano fatichiamo un po' a raggiungere i valori mitteleuropei e italiani. Tra gli aspetti che influiscono nella soddisfazione del proprio posto di lavoro è innegabile, figura anche il compenso percepito. Il 60% degli altoatesini si dice soddisfatto con la retribuzione percepita. Questo è un dato notevolmente superiore alla media italiana, dove abbiamo un 46%, e è anche un dato stranamente migliore della Germania, però rimaniamo comunque dietro a Svizzera e Austria. Analizzare il mondo del lavoro in provincia di Bolzano è di fondamentale importanza per capire lo stato di salute di una buona fetta della società. Le condizioni di lavoro fanno parte del lavoro, non è solo importante quanto guadagni e che lavoro fai, ma anche come lavori, se il lavoro si ripercuote negativamente sulla tua salute, se ti dà soddisfazione, se ti promette di essere creativo. La situazione in Alto Adige è monitorata costantemente in modo da poter utilizzare al meglio gli strumenti e i mezzi a disposizione. Questo convegno è sicuramente un'occasione importante per vedere anche i dati relativi alla qualità del lavoro in Alto Adige. Noi abbiamo tantissimi dati anche attraverso la ripartizione del lavoro che parlano dello sviluppo quantitativo, che è sicuramente molto positivo. Questi dati del survey sui lavoratori adesso mette anche luce sulla qualità delle condizioni di lavoro, dove in molti casi siamo molto buoni, ma ci sono anche margini di miglioramento. Purtroppo quando si parla di lavoro ci si deve occupare anche di infortuni e malattie professionali. L'indagine dell'Istituto Promozione Lavoratori si è occupata anche di questo ambito grazie alla collaborazione con l'INAIL. Il trend infortunistico degli ultimi anni in Alto Adige è sicuramente in costante diminuzione. Questo è un dato osservabile negli ultimi 5 ma anche più anni. La mattinata di lavori arriva a coronamento di un impegno preparatorio durato quasi 2 anni. Per questo studio l'IPL ha utilizzato esattamente lo stesso catalogo di domande e le stesse metodologie dei sondaggi applicati in 35 paesi europei da Eurofound, la Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Isole felici non ci sono mai state, noi dobbiamo lavorare di più, le condizioni sono oggettivamente buone, ma si può fare molto di più. Come si può fare? Con la contrattazione articolata si può fare a livello territoriale nei settori molto deboli, penso all'artigianato, penso all'edilizia, al metalmeccanico artigiano, commercio, turismo e nelle grandi aziende, quelle sopra diciamo i 50 dipendenti.
Uno dei risultati più significativi emersi dallo studio dell'IPL è il fatto che l'Alto Adige possa paragonarsi tranquillamente a paesi centroeuropei come l'Austria, la Germania e la Svizzera quando si tratta di qualità delle condizioni di lavoro. È infatti importante confrontarsi con i migliori.